A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato ora alla dottoressa Claudia De Bortolin della cooperativa Olinda di Mendola. Bentornata. Buongiorno. Tra noi. Buongiorno a tutti. Che oggi ha portato con sé anche Elena Barozzi, che è per prima cosa un nuovo consigliere, questa è una cosa importantissima della cooperativa Olinda di Mendola, e poi appunto è addetta all'esecuzione degli ordini. Dopo ci spiega magari un attimino, insomma, perché sembra che stiamo parlando di una struttura militare, non stiamo parlando di una no. struttura. Però comunque un aspetto logistico molto importante c'è, perché nelle organizzazioni c'è, e appunto proprio per questo ricopre una funzione particolarmente importante. Quindi benvenuta ad Elena Barozzi. Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori che sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105, per telefonarci fatelo 0376 63 17 09, l'indirizzo mail è diretta@temporadio.it e poi vi invitiamo a usare la pagina Facebook, quella de Il Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, dunque, cominciamo subito con parlare delle grandi novità che ci sono a Mendola. Che cosa succede? Allora sì, a Mendola, la nostra cooperativa che ha sede in via Roma si sta ampliando. Negli ultimi anni la cooperativa Olinda è cresciuta molto, sia nella quantità dei servizi offerti sul territorio, sia proprio in termini di personale dipendente, e già da quest'estate abbiamo sentito l'esigenza di trovare nuovi spazi. Abbiamo la fortuna di essere in un bel palazzo antico che ci offre la possibilità di avere spazi ampi e quindi di non dover cambiare sede per allargarci, ma rimanere sempre all'interno dello stesso ambito, quindi nello stesso palazzo. I nuovi spazi che abbiamo individuato quindi per i nuovi uffici saranno di fronte alla nostra sede attuale, e all'interno dello stesso cortile, quindi, e verranno collocati di fronte a noi i nuovi uffici amministrativi. Quindi stessa sede, non cambia l'indirizzo, è sempre via Roma, Roma 53/B a Mendola. Sì, sempre nello stesso cortile, quindi troveremo da una parte più che altro gli uffici dedicati alla mediazione culturale e ai servizi interculturali, e sulla destra, quando si entra, gli nuovi uffici amministrativi che verranno pronti all'incirca in un paio di settimane, si spera. Benissimo, benissimo. Quindi appunto, come mai questo ampliamento? Ma in realtà il lavoro negli ultimi due anni è aumentato, nel senso che il continuo investimento, insomma la nostra anche, se vogliamo, politica, no, di continuare a gettare il sasso oltre l'ostacolo, ci ha consentito di aumentare anche il numero di dipendenti, nel senso che Olinda si è trasformata prevalentemente per l'avvio di tutti i servizi legati all'intercultura, e questi servizi, ricordiamoci, che comunque hanno permesso di attivare contratti di lavoro dipendente con tantissime persone. Quindi è chiaro che se noi ci guardiamo un po' alle spalle, da due anni a questa parte anche il numero di dipendenti è talmente aumentato che, come dire, tutto l'apparato amministrativo che gestisce anche i dipendenti è aumentato in maniera direttamente proporzionale. Ecco che Olinda sta diventando un'organizzazione sempre più complessa, sempre più articolata, e tutto ciò chiaramente implica anche un aumento di complessità nell'apparato, diciamo, di gestione, nell'apparato quindi amministrativo. Ecco, anche tutta la direzione un po' si dividerà, quindi rimarrà un ufficio di direzione, un paio di uffici di direzione nella parte, diciamo, vecchia, chiamiamola così, ma anche nella parte nuova, al di sopra degli uffici amministrativi, ci saranno altri uffici di direzione. Quindi insomma stiamo veramente cercando di, perché sapete, a noi psicologi insegnano quanto il setting sia fondamentale, quindi quanto lo studio, no, all'interno del quale entra un paziente, proprio anche rispetto alla mobilia, al colore, alla grandezza, alla luminosità, insomma, sia fondamentale. Questo vale anche per un'organizzazione, quindi anche noi stiamo cercando di adeguarci da un punto di vista dell'ambiente, degli spazi, a quello che la nostra organizzazione sta via via diventando.
Quindi insomma, proprio sempre più complesso, mi piace l'espressione lanciare il sasso oltre l'ostacolo, quindi appunto avete sempre aumentato i servizi, effettivamente quando vi abbiamo conosciuti eravate appena partite, diciamo così, e vi occupavate sì di assistenza alle famiglie, invece poco sì. per volta avete sempre più... Certo, abbiamo, diciamo, il nostro polmone verde iniziale erano, e lo sono ancora, ecco, i servizi dedicati ai minori, i servizi educativi, servizi che continuiamo a coltivare, servizi che ci stanno anche molto molto a cuore. Sono però servizi che dipendono da delle politiche amministrative, comunali, insomma, legate a dei fondi, e quindi sono servizi che non è facile incrementare in maniera grande come sì. magari per altri tipi di servizi. Basti solo pensare che sono regolati da gare d'appalto, e nelle gare d'appalto, insomma, succede un po' tutto. I bandi della prefettura sono un po' diversi, insomma, nel senso che danno spazio a tante realtà di partecipare, mentre i servizi educativi, come dire, vanno sempre, se non nei casi delle casi un po' più rari, però danno la possibilità ad una realtà sì. di partecipare con i servizi educativi. Quindi diciamo che sono servizi quelli educativi che è difficile coltivare, far crescere in maniera molto repentina. L'abbiamo fatto, lo stiamo ancora facendo, ma insomma sono comunque regolati da dinamiche un po' particolari. Quindi una cooperativa sempre più complessa. A questo punto diventa difficile dire che cosa sia la cooperativa Olinda. Dovreste mettere una lista, un po' come i ristoranti, no? Fuori dalla sede, con tutto il menù, appunto. Però appunto l'ossatura è ancora l'assistenza alle famiglie di... Sì, comunque il servizio dedicato alle persone. Cioè questo direi che è il minimo comune denominatore di tutto quello che noi facciamo. Noi eroghiamo servizi alle persone, queste persone vanno, quindi i nostri utenti vanno dai minori disabili agli adulti immigrati, alle donne, ai bambini, però ecco, l'oggetto del nostro servizio è sempre lo stesso. Sì, ecco, bene, questo è importante ribadirlo, perché... Sì, no, assolutamente, è la cosa più importante. Tra l'altro avete anche in previsione la costruzione praticamente, proprio la realizzazione, la struttura c'è già, di una sala polivalente, qualcosa di questo sì. tipo, anche perché storia della cooperativa Olinda ci insegna che avete avuto sempre più iniziative anche. Sì, a noi piace creare, noi siamo un po' delle sì. esatto, siamo molto molto creative, vero Elena? Abbiamo molte idee, ci piace guardare lontano, e comunque siamo tutte donne con molte molte idee che ci piace condividere. All'interno, come stavi appunto dicendo, della nuova sede, dei nuovi spazi che abbiamo individuato, ci sarà anche una sala abbastanza ampia. Ricordiamo anche che Olinda è anche centro di formazione, che abbiamo individuato come sala polivalente. L'idea è quella di realizzare anche dei piccoli corsi, perché no, oppure anche dei servizi specialistici. Poi sì. magari lascio Claudia parlare meglio per quanto riguarda questi servizi specialistici. Comunque, perché no, anche magari dei piccoli corsi, che possono essere anche il corso di yoga, piuttosto Pilates. Che magari Pilates, quello che un po' anche a noi sta a cuore. Per quanto riguarda invece gli servizi specialistici, sì, cercheremo adesso di raccogliere anche un po' i bisogni del territorio. L'idea è quella, laddove ci fosse appunto una richiesta, di mettere a disposizione questi spazi per attività di tipo, ad esempio, logopediche, per attività di psicomotricità, tutti quegli interventi appunto specialistici che vengono fatti prevalentemente o a livello individuale oppure in piccoli gruppi. E appunto, dato che noi abbiamo una rete anche di personale molto ampia, abbiamo magari delle risorse all'interno come logopediste e psicomotriciste, che possiamo però appunto far lavorare all'interno di uno spazio che deve essere però uno spazio pensato. Diciamo che fino ad oggi di spazi liberi non ce ne sono più in cooperativa, perché siamo veramente una sopra l'altra, nel senso che appunto era proprio necessario ampliare i nostri uffici, e in questo modo
modo ricaviamo uno spazio che può essere adibito a quello che in qualche modo può essere il bisogno del territorio. Logopedisti, per esempio, servizio che è molto importante, mm-hmm. perché poi magari andiamo magari sullo specifico mm-hmm. di alcune cose, perché comunque magari i ragazzini, per esempio, con un difetto di pronuncia, pare che la sofferenza c'è anche da adulti, non forse di più addirittura, ma comunque magari crescono con dei complessi, magari semplicemente basterebbe un trattamento per... Assolutamente, anche perché oggi il vantaggio che oggi c'è rispetto a qualche decennio fa è che come dire, gli studi in letteratura ci dicono tanto sui famosi disturbi specifici dell'apprendimento. Disturbi, badate bene, che possono essere comunque intercettati ancora nell'età dell'infanzia, quindi già prima dell'età, dell'inizio dell'età scolare, alcune situazioni possono essere intercettate. E ricordiamoci che è fondamentale attivare eventualmente percorsi terapeutici per disturbi di questo tipo in un'età importante, cioè lavorare su un difetto di pronuncia in età adulta sicuramente produce meno effetti benefici che non lavorarci a 5, certo. 6, 7, 8 anni. Senza dimenticare che poi alcuni difetti di pronuncia magari nascondono delle malformazioni che si possono anche curare, tra l'altro. O stati d'ansia o anche aspetti psicologici, quindi... Esattamente. Fermiamoci un attimo con allora Elena Barozzi e stiamo dialogando con Elena Barozzi e Claudia De Bortoli della cooperativa Olinda di Medro, e avete già diversi messaggi, eravamo a questo punto, appunto si allarga la vostra sede di Medro, appunto. State anche pensando a una sala polivalente e ai vari servizi, appunto, dedicati a bambini, adulti, bambini, ragazzi, adulti, insomma tutti quanti, appunto. Quindi tra le varie domande che ci sono, vabbè, sono di Gazzoldo degli Ippoliti, mi date informazioni sulla vostra cooperativa, quindi qui invitiamo chi ha mandato questo messaggio, come anche tutti, invitiamo a preparare carta e penna, perché poi daremo le coordinate, anche magari un numero di telefono, certo, o un indirizzo mail o la pagina Facebook, non so, insomma, per contattare appunto la cooperativa Olinda di Medole. Dunque, tra l'altro voi avete anche aumentato i dipendenti, proprio ho detto, quindi sì. più posti, quindi la cooperativa Olinda che crea posti di lavoro. Siamo attualmente circa 150 dipendenti. Io conosco cooperativa Olinda da quando praticamente è nata, anche se ci lavoro da poco più di un paio d'anni, e direi che nell'ultimo periodo, in particolar modo nell'ultimo anno, siamo cresciuti notevolmente di numero. Quindi invitiamo anche chi eventualmente volesse mandare i curricula ad inviarli al nostro indirizzo email, che ricordo è cooperativa@olinda.it. Ok, tramite appunto mail, poi dopo si trova anche eventualmente di tutto. Vi posso dunque leggere, poi dopo ripetiamo comunque la mail anche. Allora, uno dice: buongiorno, messaggio, dice Anna, vorrei sapere se date lezioni anche in sede, perché mia figlia a casa si distrae troppo. Beh sì, ci sono, io ricordo quando andavo a lezioni di matematica, per esempio, non so cosa avesse a casa della professoressa di matematica, cominciavano a bruciarmi gli occhi come entravo. Probabilmente usavo troppe cipolle per cucinare, non so che cosa, però e facevo una fatica a non addormentarmi, e non era la matematica, però ci sono degli ambienti che non sì. sono adatti, insomma. Beh, è veramente importante studiare in un ambiente adeguato e funzionale. Vi parlavo prima del setting, no? Per lo psicologo, il terapeuta e il paziente, scusate, ma anche da un punto di vista dello studio, riuscire a studiare in un ambiente che facilita la concentrazione diventa fondamentale. Per cui ce l'avete? Assolutamente. Ah, benissimo. Poi, salutiamo che ha mandato la dirigente scolastica, quel messaggio dice la preside, comunque va bene, di Montichiari, ha detto che i ragazzi oggi dopo 15 minuti vanno via con la testa. Io un'idea ce l'ho, una stanza schermata dove i telefoni non prendono, dice chi ha scritto il messaggio. Tra le cose che trattate ci sono anche le varie dipendenze, compresa quella da tecnologia? Allora no, noi non siamo specializzati in dipendenze, perché in realtà insomma è un ambito nel
al quale non ci siamo mai dedicate. Mi verrebbe però da dire che anche questo è un discorso molto molto complesso. Non solo i giovani sono più disattenti perché distratti dalla tecnologia, ma anche gli adulti. Io, insomma, che lavoro con adulti e con genitori, vedo genitori molto disattenti ai loro figli perché attratti da smartphone e quant'altro. Quindi è un discorso, secondo me, che non deve incorrere nell'errore di colpevolizzare i giovani. Esatto. È chiaro che sono generazioni tecnologiche ed è chiaro che la tecnologia è entrata a far parte del nostro mondo e difficilmente ne uscirà. Bisogna capire e potenziare gli aspetti positivi. Mi viene anche da dire, in questo rispondo alla dirigente, che purtroppo anche la scuola deve fare dei passi in avanti per educare un corretto uso alla tecnologia. La famiglia in primis, no? Deve fare questo lavoro, ma anche la scuola ovviamente fatica ad arranca un po' in questa evoluzione della società talmente rapida e complessa, per cui sì, i ragazzi vanno fuori di testa, ma insomma bisogna un po' capire anche perché. E poi, sì, scusate, sembro forse un po' logorroica, dobbiamo anche aprire un discorso su come vengono condotte le lezioni da parte dei docenti, perché oggi fare una lezione frontale di 2 ore di storia con il metodo classico annoia, perdonatemi, qui mi attirerò molte ire, non solo i giovani ragazzi ma anche gli adulti. Io vedo, partecipando a corsi di formazione per adulti, che gli adulti stessi tendono a distogliere l'attenzione dopo poco tempo. Quindi è un problema di tutti noi, che riguarda tutti noi. Personalmente ho visto adulti proprio la settimana scorsa dormire a una conferenza, proprio dormire. Quindi Valerio chiede alla psicologa, che è appunto la dottoressa De Bortoli che abbiamo appena sentito, aiuta solo bambini o anche adulti? Io lavoro anche con gli adulti, adulti fino ad un target d'età, per una questione anche mia anagrafica, e per qualsiasi informazione invito questa persona a prendere contatto con noi. Allora, Emma, dottoressa De Bortoli, lei è veramente brava e fa il suo lavoro con grande professionalità. Quindi grazie, foto Emma, grazie, che è appunto sotto la dottoressa De Bortoli. Poi volevo sapere, il servizio scuola delle scuola di lingua, quando si fanno questi corsi, varie lingue? Sì, allora avevamo in progetto di iniziare un corso di lingua e adesso magari anche grazie a questi nuovi spazi avremo modo di metterlo in atto, e anche ne parleremo magari la prossima volta perché è proprio in bozza adesso, un corso di lingua per i bambini dalla scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, con un insegnante madrelingua, è un corso di lingua inglese in questo caso, e io credo che a breve avremo anche pronti i volantini, perché proprio in questi giorni ne stiamo parlando e lo stiamo organizzando. Premetto che anche qui è una cosa nuova, quindi se qualcuno ne volesse sapere, volesse avere notizie, ci può contattare e chiedere ulteriori informazioni. Benissimo. Un messaggio, Michele: wow, siete fantastiche, punto esclamativo, ho avuto bisogno di voi per mio figlio, sono stato contentissimo, salutatemi anche l'educatore che è strabravo, che non so chi sia, ma comunque questi messaggi scaldano il cuore, fa piacere, esatto. Allora, migranti, Renzi forse ottiene un aiuto dall'Europa, ma intanto ci sono persone come voi che fanno un grande lavoro. 20 anni fa emigrai io stesso in Canada, probabilmente è anche tornato, magari, certo, ci sta ascoltando tramite internet, però certo, presumo, quindi emigrato in Canada e so cosa vuol dire. Sì. Allora, poi c'è: sono una mamma che ha 2 figli in età scolare, perché danno i compiti a casa, punto di domanda, io divento matta, potete darmi una mano? Saluto Mary di Montichiari, che mi ha dato questo messaggio. C'è in rete vedo tanta rivolta nei confronti dei compiti a casa, però li hanno sempre dati i compiti a casa. Sì, io credo anche siano necessari, la mente va esercitata. È vero però, dottoressa, che una volta si stava 4-5 ore a scuola, oggi stanno di più. Sì, ecco, anche questa è un'altra questione molto molto complessa. È chiaro che il tempo scuola delle nostre generazioni era un tempo scuola che permetteva ai bambini anche di non far nulla, di annoiarsi e di dedicare un po' di tempo ai compiti. È vero che i tempi scuola un po' più prolungati teoricamente non dovrebbero essere accompagnati ad un carico di compiti molto eccessivo. Quindi
Io credo, insomma, che le funzioni cognitive della mente siano funzioni che vadano allenate, e voi sapete che c'è una legge dell'expertise che dice che per diventare esperti in un determinato ambito occorre esercitarsi tutti i giorni per almeno un po' di tempo al giorno per 10 anni. Cosa significa? Che la mente dei nostri bambini, la memoria, l'abilità matematica, l'abilità logica, l'abilità verbale, sono tutte, come dire, funzioni che vanno allenate attraverso l'esercizio. Poi, ripeto, diversa è una questione organizzativa o il fatto che un bambino che faccia un tempo prolungato fino alle 4 abbia poi un carico di compiti a casa. Insomma, bisognerebbe entrare anche nello specifico delle situazioni. Certo. Altro messaggio: dottoressa, mia figlia ha problemi di convivenza a scuola con i compagni, a 7 anni le maestre dicono che ha bisogno di uno psicologo, sono di Carpenedro, cosa devo fare? Voi sì, aiutate anche chi è di Carpenedolo, questo sì. Diciamo subito anche se siete a Medole. Io so però che all'Istituto Comprensivo di Carpenedolo c'era almeno, insomma, che invito quindi questo genitore ad avere questa informazione, a ricercare queste informazioni, perché so che c'è una psicologa scolastica che si occupa di sostegno appunto ai genitori, quindi magari può usufruire di una risorsa che la scuola mette a disposizione. Ok. Altro messaggio: per iscrivere mia figlia al corso d'inglese faccio in tempo, chiede Laura di Carpenedolo. A proposito, assolutamente sì, ripeto, ci stiamo muovendo proprio in questi giorni, quindi se vuole già chiamarci al numero della cooperativa, che lo ricordo è lo 0376 780550, e può anche chiedere di me, che sono Elena, le posso dare tutte le indicazioni. Benissimo. Allora, quindi fai in tempo, poi vediamo, a me piace perché avete le idee, in questo periodo sono quelle che mancano di più, andate avanti anche se al corso, per esempio, ad alcuni corsi non viene gente o ne viene poco, andate avanti così, firmato Francesco, che spiegava anche sì, qualcosa. È chiaro che tutte le nostre attività non danno sempre i risultati sperati, ma noi non demordiamo e non ci demoralizziamo. Devo dire, insomma, che il gruppo Linda ha questa grande tenacia. E ci sono anche gli insuccessi, devo dire, insomma, ci sono, non dico tutti i giorni, però cerchiamo però di trarre anche da quelli lo spunto giusto per andare avanti. Certo. Allora, siamo addirittura d'arrivo, io chiederei, dopo aver ringraziato la dottoressa Claudia De Bortoli e Elena Barozzi della cooperativa Linda di Medola, di ripetere le coordinate perché avesse bisogno di voi, abbiamo visto appunto sotto diversi aspetti. Certamente, allora noi siamo la cooperativa Linda, siamo in via Roma 53/B per essere esatti, a Medole. Il nostro numero di telefono è 0376 780550, la mail è cooperativa@olinda.it, se volete visitare il nostro sito è www.olinda.it. grazie a entrambe. Grazie a voi.